Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stiamo andando da Sport 3D. Sono due ragazzi molto in gamba, tra poco li vedrete, ma ho collaborato con loro già in passato. E andiamo a fare un bike fit, un check sul bike fit che già ho fatto a inizio stagione. Mi è arrivata la nuova scale, quindi il frontino della Scott, e ho messo le stesse misure che ho sulla Full, sulla Spark. E mi trovo già molto molto bene. Però ovviamente andiamo da loro che sono due professionisti e mi sapranno sicuramente dare ancora qualche piccolo miglioramento. Hanno un sistema in 3D di bike fitting molto figo, molto, molto bello, che adesso vi spiegheranno. Sono a Bigone, ma stanno aprendo anche con Cinti Drigani un altro studio dove lavorerà tra l'altro anche un po' il mio amico Joele. Oggi ci sarà anche lui a dare una mano ai ragazzi. E niente, facciamo questo bike fitting sulla front. E mi hanno controllato le scarpe e la bici da strada, perché quando sono andato da loro a dicembre avevo ancora le Spiuk che usavo lo scorso anno. Ho fatto la posizione con quelle scarpe, ma come alcuni di voi sicuramente sapranno, quando si cambia scarpa la posizione in bici comunque cambia. Anche se si mette la tacchetta nella stessa maniera, se la scarpa è leggermente più spessa, più alta, ha una conformazione diversa, può cambiare la posizione in bici. Quindi oggi mi sono portato entrambe le scarpe e diamo un piccolo check anche sulla Addict da strada. Detto ciò, ci vediamo direttamente da loro in studio. Buona visione. Iscrivetevi al canale. E ovviamente dovete iscrivervi al canale, se no vi spezzo le gambe. Mi raccomando. Ragazzi, qua ci dobbiamo fermare un secondo perché, come avete letto dal titolo, questa è la parte 1 di un video che sarà diviso in due. In particolare, questa che avete appena visto è la seconda parte, quindi quella dove andiamo a vedere effettivamente la posizione in bici e analizzare ogni aspetto della posizione. Prima però, i ragazzi di 3D hanno appena introdotto nel loro percorso una nuova strumentazione che ora vi faccio vedere, che riguarda tutta la parte di analisi posturale e personale di ognuno. Per quanto riguarda appunto i vari scompensi e i vari aspetti da analizzare per andare poi a fare un bike fitting perfetto. Loro sono osteopati, oltre che esperti del settore del bike fit, e quindi sono stati bravi a unire queste due componenti. Quindi passiamo direttamente alla prima parte e poi nel prossimo video andremo a vedere proprio come lavorano sulla messa in sella. Allora, ragazzi, siamo arrivati da Sport 3D, vi presento i ragazzi. Ciao, sono Fabio. Alessandro, ciao. Ciao, sono Pietro. Joele. Joele, vecchia conoscenza. Iniziamo a fare la front, la pedana, che non so ancora cosa sia. Analisi baropodometrica, quindi analisi statica degli appoggi, e poi dopo andremo invece a valutare l'analisi dinamica durante la pedalata. Test d'ingresso. Sulla pedana, sì. Girati di là, guarda io. Ok. Ok, dai la centropedana. Postura il più naturale possibile. Ok, scendi fuori. Equilibrato destra-sinistra. Adesso ti diamo un'occhiata da in piedi, così ci rinfresca la memoria, vediamo se realmente c'è quel sovraccarico sulla parte esterna, come se avessi l'avampiede che supina leggermente per quel carico rosso che c'è sul quinto, quarto e terzo dito. Ok. Calisso. Bellissimo. A te che la saletta è super scavata. Ah, ok. Vai in punta di piedi, stai in equilibrio. Ok, qua si vede bene, soprattutto a destra, che supina, mano a sinistra. Vai pure giù, in monopodalica, in questa maniera. Ok, vai pure a destra. Ok, vai pure giù. In realtà il piede è molto stabile. Tutto molto coerente con i bracci. Girati di profilo di là. Guarda sempre bene avanti. Postura invece è super. Un po' di antiposizione del capo. Ogni volta. E attaccarti ai punti di piedi. Gambe belle tese. Fletti anche la testa in giù. Ok. Molto bene. Lombare leggermente. Fatica a flettere un pochettino. Vieni pure su. E poi invece fai solo l'antiversione e la retroversione. Gambe tese, quindi sedere in fuori. Bello inarcando la lombare. E poi appiattisci facendo la retroversione. Benissimo. Ok. Di nuovo in fuori. Bloccati così. Adduci le scapole. E flettiti in avanti senza perdere la paralisi, non perdere la lordosi. Quindi vai, aumenta, ok. Pian piano fletti, appena senti tirare la posizione della inferiore ti fermi. Così. Ok. Ti giri ancora di schiena? Ok, io direi, prima di toccare qualsiasi cosa, medi logic.
News e Jacopo, queste solette sono veramente una figata. Sì, sì. Stiamo vedendo delle robe incredibili sul cambio tacchette, sull'antroposteriore, sulle rotazioni, sulla stabilità del piede post biomeccanica. Sono delle robe veramente fighe. Davvero? Come dicevamo prima, analisi in questo caso baropodometrica dinamica, quindi ciò che abbiamo visto in statica sulla pedana, ora lo guardiamo in dinamica durante la pedalata. Ok. Un po' come per la sella, diciamo, anche qua ti dà un feedback diretto, indiretto, diciamo, della pedalata. Praticamente questi qua sono due sensori. Sì, assolutamente. La soletta ha più di 200 sensori lungo tutto il suo decorso. Facciamo sia una prova così easy da seduto e poi invece butti giù un po' di rapporti e facciamo in piedi in spinta perché saltano fuori più dati. La cosa particolare, ora è seduto, però sulla parte esterna dell'avampiede non c'è quel carico che c'era in piedi, cioè non si vede questa roba qua. Ferma pure là. Ok. Subito togliere la maglia e abbassare anche la salopetta. Sì. Raster stereografia si chiama questo esame qua. Un esame per valutare a livello funzionale e morfologico lo stato di salute della colonna. Okay? Ok? Quindi andiamo a valutare su tutti i piani, nelle varie curve, e da lì riusciamo ad avere qualche oggettività in più sulle nostre decisioni, sia sul trattamento che sulla parte di bike fitting. Ok? Mettiamo insieme quei pezzi fuori dalla bici e sulla bici. Arrivo un po' di fronte, sì. Dove c'è il segno per terra, ti metti girato di spina. Allora, dobbiamo solo mettere due markers in questo caso, cioè sulle due articolazioni a crono e plebeari. Non bastano un pelino di più questo, a far vedere la linea glutea di un paio di centimetri. Allora, postura più naturale possibile, fletti leggerissimamente il capo in avanti, quindi potresti guardare un po' più in basso, poco a poco, così benissimo. Ok, Jacopo, puoi rivestirti. Che è la dimensione temporale, per cui anziché fare una singola scansione, diciamo di un istante, ne effettuo a 6 di fila e quindi mi ha già messo una media di quelli che sono i movimenti, le oscillazioni del corpo e i movimenti del torace derivanti dalla respirazione. Esatto, differentemente dall'RX classica, ovviamente non ci sono radiazioni, quindi non andiamo a valutare la componente ossea, però appunto l'imperfezione sul piano funzionale posturale è di gran lunga minore, appunto perché c'è la quarta dimensione intesa come il tempo e quindi la respirazione non va a influire sull'esame. In un RX, se veniamo presi in un momento di ispirazione, il dato può variare, qua almeno quello lo riusciamo a togliere. Sembra buono, no? Molto buono, sì. Assolutamente. Qua andiamo a valutare con le varie curve le diverse salienze, le concavità e convessità, quando esse rispettano una linea, una morfologia, diciamo, normale, normoforme della colonna, possiamo proseguire. E quindi da qui in poi c'è tutto il calcolo dei valori e accediamo alla schermata dei report in cui abbiamo tutta una serie abbastanza lunga di dati che andremo a sviscerare. Adesso andiamo nei dettagli su quelle che sono tutte le varie flesso estensioni delle vertebre sul piano sagittale, appunto. Sai che dovessi trovare un'imperfezione? Questa comunque... Ah, c'è un po' di retrinizzazione in questi tratti. Potrebbe essere un po' più sinuoso a livello dorso-lombare. Sì, in effetti dorso-lombare. La freccia lombare è tanto più rispetto a quella cervicale. Però nel complesso, boh. No, complesso, boh. Sì. Poi addirittura c'è tutto un taglio molto interessante dove si va a sviscerare. Scannerizza proprio ogni singola. Esatto. E quindi ogni vertebra abbiamo dei valori di rotazione rispetto all'asse della colonna o all'asse del bacino. E da qui andiamo a vedere ogni segmento come si comporta. Quando c'è un segmento dubbio andiamo su, andiamo a vedere se c'è qualcosa di particolare. E qua, come vedi, è molto lineare. Quindi ragazzi, eccoci arrivati alla fine di questo primo episodio. Abbiamo visto come mi hanno scannerizzato, analizzato, mi hanno veramente trovato ogni minimo difetto, anche se ognuno appunto è fatto a modo suo. Questo perché? Perché con tutti questi dati raccolti poi siamo andati a lavorare sulla posizione in bici, come vi dicevo prima. Questa posizione in bici, che è una bomba, la vedrete nel secondo episodio che arriverà prestissimo sul canale. Io intanto ringrazio tantissimo i ragazzi Fabio, Alessandro, Pietro e Gioele. Gioele, vabbè, ormai l'avete visto mille volte sul canale e quindi ci vediamo prestissimo con il secondo episodio. Ciao ragazzi.